Sono trascorsi 4 anni dalla notte del naufragio del 18 aprile del 2015 nel canale di Sicilia, che si ricorda come la tragedia del mare più grande di sempre. Oltre 700 migranti, secondo i testimoni sopravvissuti, annegarono in quel tratto di Mediterraneo. I cittadini stranieri erano su un peschereccio partito da est di Tripoli, stipati come animali in una barca lunga poco più di 20 metri. Un'imbarcazione che per molti diventò una trappola anche dopo la morte. Ad estrarre i corpi furono gli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Ci volle 1 anno e mezzo per ultimare le operazioni ed estrarre dalle lamiere dell'imbarcazione tutti i corpi. Lavoravamo 24 ore su 24 grazie comunque a 3 squadre da 8 persone che comunque lavoravano tutto il giorno e notte. E noi praticamente dovevamo recuperare tutti comunque i cadaveri che stavano inabissati, farli risalire, ricomporli e comunque dovevamo cercare, anche se avevano documenti o comunque qualche metodo di riconoscimento. Per rendere onore agli uomini del Corpo Militare e della Croce Rossa che si sono adoperati per riportare in superficie i migranti annegati, permettendo il riconoscimento delle salme, il ricongiungimento con le famiglie, oggi il presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocco, ha consegnato la medaglia d'oro alla bandiera del Corpo Militare guidato dal generale Gabriele Lupini. Gli operatori, unitamente ai Vigili del Fuoco e agli uomini della Marina, hanno lavorato in condizioni veramente impegnative, con delle dotazioni analoghe a quelle, anzi le stesse, di quelle che si impiegano in situazioni di emergenza NBCR, nucleare, biologica e radiologica, in condizioni climatiche particolari e con uno stress, con un coinvolgimento emotivo veramente, veramente importante.